propone che appunto diventi una vera unione. Tanto per capirci, gli Stati Uniti d'Europa. Cioè, Draghi dice, l'Unione Europea non può essere un'istituzione efficiente, bisogna superare una serie di cose burocratiche, che sono le cose che tengono divisi ancora gli stati, che fa sì che questi stati siano tuttora degli stati indipendenti, voglio dire, e poi dà la sua ricetta. Ora, noi sappiamo che contro gli Stati Uniti d'Europa non c'è Malta, Cipro, eccetera, ma c'è la Germania. E poi, come hai detto tu, c'è tanti altri paesi. Per esempio, quelli dell'area, cioè Olanda e Austria. Ma poi, come hai detto tu, questo però per altri motivi dei paesi dell'est. Quindi, chi è contro questo piano Draghi? Contro il piano Draghi ci sono gli stati che godono di benefici restando nell'Unione Europea. Mentre non avrebbero più questi benefici se si passasse agli Stati Uniti d'Europa. Questa è la cosa. Anche gli stati dell'est preferiscono l'Unione Europea perché dall'Unione Europea prendono un sacco di soldi. Quando invece saremmo tutti assieme, diventa tutta un'altra cosa. Certo, ci saranno ancora degli aiuti agli stati più deboli, ma insomma non sarà come adesso. Quindi, attenzione, contro il piano Draghi ci sono diversi stati. Quindi sembrerebbe destinato a naufragare. Il problema è che Draghi dice, e anche qua non ha torto, dice: guardate che se fate naufragare il mio piano, non è che si resta nell'Unione Europea. Si torna indietro agli stati nazionali, si finisce l'euro, si finisce tutto, si finisce l'Unione Europea, ovviamente. Quindi, e non ha tutti i torti, chiariamolo. Non può essere detto con una certa enfasi per, non so, convincere questi stati ad accettare di trasformarsi in Stati Uniti d'Europa, però. Diciamo che di fondo non ha torto, non è che l'Unione Europea può restare all'infinito, anche perché abbiamo visto le elezioni, cioè se andiamo avanti ancora un po' di anni, in tutti gli stati europei a vincere saranno i cosiddetti partiti sovranisti. Quindi questo è il fatto per me. È veramente una situazione nuova, cioè, ripeto, una volta tanto, qua è meglio che mi spieghi bene, perché stavo dicendo sono d'accordo con Draghi, nel senso che dal punto di vista di un europeista, quello è l'obiettivo, arrivare agli Stati Uniti d'Europa e Draghi dice: diamoci una mossa per arrivare agli Stati Uniti d'Europa, è l'obiettivo, è sempre stato l'obiettivo. E se più aspettiamo e più Alternative für Deutschland guadagnerà consensi. Quindi sono d'accordo con lui in questo senso, cioè che lui dal suo punto di vista sta ragionando in maniera corretta. Ovviamente non è il mio punto di vista. Io sono contrario anche agli Stati Uniti d'Europa, ci mancherebbe altro, non è che sia favorevole. Però ripeto che Draghi lancia un appello alla Germania in particolare e poi a tutti gli altri stati europei, dicendo in questa situazione, cioè con l'Unione Europea, non potremo andare avanti all'infinito. E qua non gli si può dare che ragione, no? Quindi o andiamo verso gli Stati Uniti d'Europa oppure si ritorna, io me lo auguro naturalmente, agli stati sovrani nazionali. Questi paesi sono stati più che sovvenzionati dall'Unione
dai paesi occidentali, cioè dalla Germania in primis, ma anche dalla Francia, dall'Italia in precedenza, dalla Gran Bretagna. Questi la loro ricchezza la devono a tutti i miliardi che gli occidentali gli hanno dato. Gli hanno dato per motivi politici, perché erano gli avversari e avevano anche il confine della Russia, no? Quindi questo è naturalmente noi ci siamo suicidati, chiariamo le cose, noi intendo. Noi Italia, noi Germania, noi Olanda, eccetera, perché chiaramente, vabbè, la Germania più di tutti, ma si è suicidata. Ma ancora oggi i miliardi, tantissimi miliardi che la Germania dà ai paesi dell'Est Europa, cioè è impressionante. Quindi, e loro ovviamente mascherando dietro tutte queste cose qua, ma cercano di andare avanti con questa situazione perché gli conviene, cioè gli arrivano una marea di miliardi dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia, sarebbero stupidi a dire no, teneteveli, ce li prendono ed è qui la loro, poi perché anche partivano da un livello basso, ma comunque il loro grande sviluppo economico è dovuto al fatto che hanno ricevuto, ripeto, miliardi e miliardi di euro dall'Europa occidentale. Questa è la loro ricchezza e questo non lo vogliono perdere, naturalmente, ma a partire da Orban, cioè Orban perché sta dentro l'Unione Europea se non gli va bene niente? Gli va bene una cosa, che gli arrivano miliardi ogni anno dall'Unione Europea, mica stupido. Siamo stupidi noi a darglieli, è chiaro, cioè tutto è semplicissima la questione. Quindi che l'Unione Europea dietro il mascherare che sia una cosa vecchia, eccetera, è perché temono gli Stati Uniti d'Europa perché non avrebbero più tutti i miliardi che invece hanno. Loro gli va bene questa situazione. Così come fino a un po' di tempo fa gli andava bene anche alla Germania per la questione dell'euro. Poi dopo la Germania si è suicidata non andando contro la Russia e vabbè, chi è causa del suo mal pianga se stesso, voglio dire, se mettono cancelliere Scholz non possono pensare che poi l'economia vada bene, cioè è chiaro, no? E Scholz con dentro i Verdi, quella gente lì, insomma, quindi questo è quanto mi viene da commentare. Quindi non è che i paesi dell'est possono vantare chissà che economisti, eccetera, così. Loro vogliono i soldi dei paesi occidentali e continuano a prenderli. Io da tempo dico, ma perché andiamo a dare i soldi ai polacchi, ai cechi, ai rumeni, ai bulgari? Non riesco a capire perché dobbiamo soldi delle nostre tasse darle a questi paesi. Non c'è nessun motivo per il quale dobbiamo sovvenzionarli. Quindi torniamo a tutti gli stati nazionali e poi vedrai che quei paesi lì capiranno che senza i soldi degli occidentali stanno molto peggio.